Buongiorno a tutti e ovviamente grazie per essere qui stamattina a questa seconda parte, seconda giornata di questo simposio, Always on my mind. Ieri abbiamo iniziato le nostre discussioni intorno a quella che era la funzione dell'arte, per poi arrivare a intuire, perché comprendere o capire cos'è un giorno troppo presuntuoso, che in realtà siamo noi che funzioniamo con l'arte, che funzioniamo insieme all'arte, forse una sintesi di tutto questo, perché appunto il nostro cervello, tutto quello che sta nella nostra mente, nella nostra testa, o lo so, ma mai sempre nella nostra testa, appunto è fondamentale, è strettamente legato e naturalmente legato, diciamo, a ogni nostra percezione del mondo, sia questa di tipo visivo, sia odori, suoni, appunto tatto e quant'altro, nonché il nostro movimento. Stamani ripartiamo in un certo qual modo da dove siamo arrivati ieri sera, dove c'è stato poi anche il modo di vedere e di capire come le neuroscienze appunto possono intervenire anche su quella che è la nostra vita quotidiana, o meglio quelle che sono anche le nostre organizzazioni che, durante le quali passiamo tutto il giorno, che appunto sono le nostre organizzazioni di lavoro, quanto da stimolo queste ci possano appunto fare per riorganizzare anche questo piccolo nostro mondo all'interno invece del grande macro mondo che è quello che appunto è la nostra terra e il comportamento che dobbiamo avere con questo. Stamani riprende, diciamo, questa sessione con l'intervento di Marta Dell'Angelo e Vittorio Gallese, che chiaramente ringrazio per essere qua, con questo dialogo per immagini. È, per dire, un intervento un po' atipico, perché appunto Marta presenterà delle immagini, Marta che è un'artista visiva, presenterà delle immagini che appunto poi saranno commentate da Vittorio Gallese, che come tutti voi sapete fa parte del gruppo di Parma insieme appunto a Rizzolati, coloro che hanno scoperto i neuroni specchio e che ieri forse sono stati i termini più citati insieme al nome di Vittorio stesso. Le immagini che appunto proietteranno questa volta saranno, come dire, legate a quella che è la percezione tattica. Quindi, come dire, lavoriamo meno male su un senso diverso rispetto a quello della vista, che normalmente, come dire, è il senso più vicino all'arte. E quindi, come dire, siamo curiosi, almeno io molto, di sentire Vittorio e di vedere appunto quello che Marta ha preparato per l'occasione. Vi enuncio già il programma della giornata prima di lasciare la parola ai due relatori. A seguire questo intervento, che sarà l'intervento di Marzia Migliora e Arabella Latarini, e poi, come dire, intorno a mezzogiorno, un duetto moderato e poi diventerà sicuramente un terzetto, Michelangelo Pistoletto, Semir Zeki e Ludovica Rumer, appunto su mente e creatività. Al termine della mattinata, con l'azione del terzo paradiso di Michelangelo Pistoletto, che stiamo ancora decidendo dove fare, causa, come dire, un tempo un po' avverso. Comunque, come dire, al termine sicuramente sarà possibile vedere anche questo importante intervento di rigenerazione e di dialogo, appunto, ancora una volta tra diverse discipline. Io per ora mi fermo qui, buon lavoro a tutti e grazie. Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per l'invito. Devo dire che una delle cose che mi ha molto eccitato alla prospettiva di essere qua era la possibilità di non fare la solita relazione con le immagini, gli istogrammi, gli schemi, le
e quindi abbandonare, diciamo, gli strumenti soliti della comunicazione per la gente come me e in qualche modo seguire il flusso di immagini che l'artista, cioè Marta, ha preparato per l'occasione. Come vedrete ci sono molte mani, molti corpi e questo ovviamente mi fa sentire a casa perché diciamo la nostra ricerca da più di 20 anni si è concentrata a studiare in che misura il preverbale, cioè il ruolo della carnalità del nostro corpo, in movimento, in azione, contribuisca a creare il mondo che noi ci raffiguriamo, in cui siamo immersi e con cui interagiamo. La mano è cruciale per una serie infinita, mi verrebbe da dire, di motivi. È cruciale perché, pur essendo inizialmente uno strumento innanzitutto di conoscenza, con cui letteralmente conosciamo il mondo, inizialmente sempre con la mediazione orale della bocca, cioè l'oggetto per essere in qualche modo conosciuto viene portato alla bocca, poi la mano in qualche modo si svincola e diventa una sorta di periscopio che noi utilizziamo per conoscere il mondo e poi per modificarlo. Quindi la mano come strumento di conoscenza, la mano diciamo così come artefice del nostro mondo, a partire dal paesaggio di cui parlava Ugo Morelli ieri, per finire la mano che diventa veicolo di una codifica simbolica. Quindi possiamo ipotizzare uno scenario popolato da umani molto più scimmioni di quanto non sembriamo noi oggi, che iniziano a comunicare associando gesti a vocalizzazioni e poi decolla il linguaggio. Bene, questi elementi ci fanno guardare alla mano come a una parte essenziale della ricerca che si prefigge di fare luce sulla nostra natura usando questo livello di descrizione. La mano però, come vedete, è anche uno strumento di socializzazione. È uno strumento di socializzazione e di contatto, ma al tempo stesso, a monte della socializzazione, è, diciamo così, uno strumento fondamentale nel, in qualche modo, porre dei confini al nostro essere. Una delle sollecitazioni più interessanti che viene dalla filosofia, dalla tradizione fenomenologica, è appunto la mano che è toccante e toccata. E in questa sintesi vediamo un elemento nucleare di quel sé che poi costruiamo anche in tanti altri modi, ma che ha una radice corporea. Qui vediamo due situazioni diverse, cioè una mano che in qualche modo non costruisce più, è ancora poetica, realizza, ma diciamo questo realizzare, ipotizzando che quello sia colore, un dripping di colore, almeno io l'ho letto così la prima volta che l'ho vista, e si svincola da questo utilitarismo, non serve solo a cucirsi degli abiti o costruire una capanna, ma diventa in qualche modo uno strumento di espressione. E nel diventare uno strumento di espressione cambia completamente il nostro concetto di realtà. Allora perché? Che cosa aggiunge
lo studio del cervello all'affrontare queste tematiche, oppure ribaltando la prospettiva, perché l'arte, l'espressività, la creatività possono essere interessanti per uno come me, cioè per un fisiologo, per un neurofisiologo. Si possono dare molte risposte a questa domanda e di fatto questo problema viene incarnato in modi diversi, può essere affrontato in modi diversi. Il motivo principale che mi ha in qualche modo spinto via via in modo sempre più pressante a occuparmi di queste tematiche, cioè dell'arte, della creatività e dell'espressione, è che ritengo che sia un tema ideale per affrontare un tema molto più vasto, ma che proprio per la sua vastità dobbiamo ridurre in qualche modo a delle dimensioni più maneggiabili all'interno, ad esempio, dello spazio di un laboratorio, dalla prospettiva finita di una ricerca empirica. È un test fenomenale della molteplicità di mondi che noi costantemente abitiamo. Una delle cose che le neuroscienze ci hanno veramente permesso di capire è come il confine tra ciò che è reale e ciò che è immaginario è molto meno netto di quanto uno non potrebbe pensare. Se io adesso chiudo gli occhi, immagino di alzarmi e di uscire dalla porta da cui siamo entrati tutti, e qualcuno di voi cronometrasse il momento in cui io dico che inizio a immaginare di seguire questo percorso e fermi il cronometro quando dico ecco sono uscito, da questo semplice esperimento che è stato replicato molte volte emergerebbe che il tempo in cui io immagino di camminare è straordinariamente simile al tempo che io effettivamente in cui io effettivamente compio quell'azione. Così come se io immaginassi di salire le scale che ci hanno portato in questa sala, la mia frequenza respiratoria aumenterebbe, il mio battito cardiaco accelererebbe, la pressione anche aumenterebbe, io poi fumo e quindi tutti questi effetti sarebbero ulteriormente potenziati semplicemente chiudendo gli occhi e immaginando di salire quelle scale. A questo poi dobbiamo aggiungere altri elementi, cioè anche rimanendo nell'ambito di quello che noi chiamiamo realtà. Questa realtà oggi ha molte scale, nel senso che la tecnologia ci permette di visualizzare un mondo infinitamente piccolo, che non è esperibile direttamente con i nostri organi di senso, oppure ci permette di vedere con una definizione impossibile, di nuovo con l'occhio nudo, mondi a noi lontanissimi. Questo solo rimanendo nell'ambito di quello che noi consideriamo il mondo reale. Ma poi c'è questo mondo altrettanto importante che io prosaicamente ho indicato in termini di immaginazione motoria, ma se io immaginassi di vedere ugualmente e andassi a misurare l'attività del mio cervello, troverei delle forti affinità tra le aree che si attivano quando io vedo e quelle che si attivano quando immagino di vedere. Quindi questo in qualche modo ci aiuta a capire come i mondi in realtà che noi abitiamo sono molteplici e l'arte è è cosmogonica per definizione, cioè l'arte il bello per me, quello che scriverei nel bigliettino, è bello ciò che mi fa vedere qualcosa che di cui prima non mi ero mai reso conto. E quindi scienza e arte viaggiano da un certo punto di vista su binari paralleli. Tutte e due queste modalità di esprimere la nostra umanità ci portano a in qualche modo a rendere visibile qualcosa che non lo è. Allora, torniamo al corpo. Vi dicevo, la mano, il corpo, il gesto e la parola sono una triade fondamentale per capire l'evoluzione.
dimensione della nostra intelligenza, di quello che ci rende umani, di cui l'arte, diciamo così, è un temporaneo punto di arrivo molto importante. E questa mano non solo fa delle cose, ma le sente, cioè ci permette di apprezzare delle qualità che noi solitamente descriviamo linguisticamente facendo riferimento a un mondo di emozioni, di sensazioni. E quello che lo studio del cervello ci sta rivelando in modo sempre più chiaro è la pervasività della multimodalità come uno dei principi fondamentali di funzionamento del nostro cervello, ossia vedere queste immagini non significa solo mettere in azione diciamo quella parte del nostro cervello che è più esplicitamente a vocazione visiva, ma contemporaneamente mette in azione aree, regioni del nostro cervello che fino a pochi anni fa consideravamo deputata a fare tutt'altro, cioè a mappare ad esempio le mie sensazioni tattili o a accompagnare alcune modificazioni del mio stato emozionale o affettivo, penso ad esempio all'emozione del disgusto. Quindi quando io vedo una mano, ad esempio, che percorre la superficie di un'opera d'arte, che cerca in qualche modo di saggiarne la consistenza, e questo attiva il mio sistema motorio, il mio sistema visivo, ma sta attivando, mentre voi guardate questa immagine, anche il vostro sistema somatosensoriale, cioè quella parte del cervello che mappa, in parole povere, le vostre sensazioni tattili. Toccare, essere toccati e vedere un corpo toccato condividono l'attivazione di circuiti molto, molto simili. Diventa un bisogno. Toccare diventa un bisogno. Toccare è sicuramente diciamo una modalità fondamentale del nostro entrare in relazione con l'altro, che poi infatti non a caso ritroviamo pari pari nell'uso metaforico di molte espressioni linguistiche. Rimaniamo in contatto, ecco, questo rimanere in contatto nessuno lo interpreta letteralmente, nel senso che come gemelli siamesi da questo momento in poi saremo un corpo solo. E qualcosa che diventa molto interessante da studiare è in che misura questo uso metaforico delle sensazioni veicolato dallo strumento del linguaggio sia ancora debitore dell'attivazione di circuiti che si sono originati e si sono selezionati nel corso dell'evoluzione per mappare le nostre sensazioni tattili. Quindi no, sì, ti volevo interrompere un attimo, perché quando abbiamo guardato queste immagini insieme mi hai raccontato, al di là dell'evidenza del contatto, della di questo tipo di riappropriazione, ma il contatto visivo, cioè che l'espressione, in questo caso il sorriso in modo particolare, è un sorriso, come dire, non standardizzato. Lui dicevi ha incrociato probabilmente gli occhi e lo sguardo di qualcuno, che in questo caso quel qualcuno è quello che sta abbracciando voi. Sì, è verissimo. Vedete, le immagini sono fenomenali, nel senso che in una sola immagine, e questo è qualcosa che la parola fa fatica a, in qualche modo, a recuperare nella sua dimensione linguistica, qui possiamo leggere moltissime cose. Marta giustamente sottolineava come il corpo di questo atleta, che è complimentato, affettuosamente accarezzato, toccato, l'atleta dirige il suo sguardo verso qualcuno che non vediamo. E
fa questo sorriso incredibile di gioia e di felicità. Degli psicologi catalani, durante le ultime Olimpiadi tenutesi a Barcellona, hanno deciso di utilizzare le Olimpiadi per rispondere a un interrogativo che apparentemente sembra banale o nemmeno tanto interessante, ma che in realtà, se ci pensiamo, va proprio al centro di un problema irrisolto. E cioè, che cos'è un'emozione? Che cosa significa essere felici? E che collegamento c'è tra questa supposta emozione che io vivo nella mia interiorità e il modo con cui il mio corpo mi aiuta a esprimerla e la rende manifesta anche agli altri che mi circondano. E quello che loro hanno scoperto in questo studio è appunto che l'atleta non ride nel momento della premiazione, cioè quando gli mettono al collo la medaglia d'oro, che è uno degli apici per la carriera di qualsiasi sportivo, quindi verosimilmente è un momento di grande intensità emotiva. L'atleta sorride solo nella misura in cui, durante la premiazione o immediatamente dopo, incrocia, guarda il volto di qualcuno in cui si riconosce, dell'allenatore, del partner, dei figli, della zia, chi volete, ma c'è bisogno di in qualche modo condividere questa emozione perché il mio corpo in qualche modo la esprima alla piena potenza. Allora, questo sollecita un ulteriore interrogativo: vivere un'emozione è un qualche cosa che viviamo come delle monadi, cioè qualcosa che accade in interiore omine e poi solo in un secondo momento diventa di pubblico dominio, o invece l'emozione è uno dei tanti veicoli di negoziazione sociale, cioè uno degli strumenti principali con cui noi creiamo dei legami, creiamo dei vincoli, in ultima analisi creiamo delle società. Noi abbiamo le nostre mappette, le nostre cartografie, la paura, sì, l'amigdala, il disgusto, l'insula, poi però scopriamo che l'insula fa tante altre cose, per cui questa struttura profonda del cervello si fa prima a dire per cosa non si attiva che per cosa si attiva. Ma se noi andiamo a questa, ci impegniamo in questa ricerca in qualche modo guidati dal tentativo di reificare, cioè trovare nel cervello una casa per una parola che noi utilizziamo per descrivere un qualche cosa i cui contorni non ci sono nemmeno del tutto chiari, e vaghiamo nelle tenebre con un lumino acceso. Quindi un ulteriore motivo di stimolo per le persone che fanno il nostro lavoro nel confrontarsi soprattutto con il mondo dell'arte è, diciamo, ci si trova immediatamente in buona compagnia, cioè si condivide un percorso con altre persone che forse hanno più di un cerino, ma hanno, insomma, un cero, una sorgente di luce guidata appunto dalla propria creatività, dalla propria curiosità, che in qualche modo rende più evidenti queste contraddizioni, questi punti oscuri, queste lacune, che ci aiutano a questo punto, ahimè, molto prosaicamente, a metterci a tavolino, disegnare un disegno sperimentale che abbia una sua consistenza epistemologica, raccogliere dei dati, sottoporli a delle statistiche e poi finalmente arrivare alla pubblicazione del benedetto lavoro. Tutti questi sono passaggi che richiedono una certa tecnicità, ma questa tecnicità, anche se si esprime ai massimi livelli, se non è alimentata da una consapevolezza dell'enorme scivolosità del terreno su cui ci muoviamo, complica maledettamente ancora di più il nostro compito. Ecco, a me piacerebbe che così riraccontassi
un po' la ragione che ti ha anche avvicinato al mondo dell'arte o al rapporto, alla relazione con l'opera. Perché la prima volta che ci siamo incontrati io così ero affascinatissima da questo tuo interesse, da questo tuo interesse che è diventato poi un bisogno. Allora tu mi hai così spiegato, per come preferirei che lo traducessi tu, di come per te è necessario, o come un'opera diventa il luogo dove interrogarsi in una maniera diversa e portare queste domande formulate diversamente in laboratorio. Sì. Esatto. Affascinantissimo anche proprio come spostamento da un luogo all'altro. Beh sì, nel senso che ad esempio quello che stiamo vivendo in questo momento, da un certo punto di vista, io lo vivo in modo abbastanza paradossale, nel senso che spesso quando faccio il mio numero da neurofisiologo secondo i crismi, e quindi c'è un titolo, un outline, il problema scientifico, gli esperimenti, le immagini, il cervello in Technicolor e poi le conclusioni, una delle immagini con cui spesso inizio è un volto, il volto di Meyerhold, e la citazione: le parole non dicono tutto. Qui abbiamo delle immagini che sono stracariche di significati, da cui possiamo estrarre le cose più diverse, come abbiamo già cominciato a vedere, e io però, siccome questo è un dialogo, sto usando delle parole. Per arrivare al linguaggio, e cioè per arrivare all'essenza, dopo tutto, dell'umano, si può partire dal linguaggio, o si può partire a monte del linguaggio. E quindi, ad esempio, queste parole, che sono sempre parole, però le parole di Saramago, no? Qui ci fanno toccare letteralmente un aspetto che le parole in qualche modo tentano di ricostruire, ma che noi dobbiamo riempire con dei contenuti che sono a monte del linguaggio. E questi contenuti chi ce li dà? Ce li dà la nostra corporeità. E qui un altro paradosso: la nostra corporeità, che a un certo punto produce il linguaggio, è in qualche modo condizionata, ingabbiata dall'espressione linguistica, però contemporaneamente la trascende sempre, è sempre oltre, è un continuo rilancio, la parola ce la stretta. E anche l'uso astratto della parola, ad esempio contatto, io uso un vocabolario tattile, ci possiamo fermare un attimo, uso un vocabolario tattile per dire ad esempio che il fondo di questo bicchiere è entrato in contatto con la superficie del tavolo, senza per questo attribuire alcuna sensazione né al fondo del bicchiere né alla superficie del tavolo. Se io guardo una mano che accarezza questo tavolo, o se addirittura, questo è un esperimento che abbiamo fatto già diversi anni fa, o addirittura vedo un contatto del tutto non intenzionale, ossia vedo il ramo di un albero, di una pianta, mosso da un ventilatore che contatta ripetutamente questo tavolo. Quindi ho due oggetti, un albero e un tavolo. L'oggetto accidentalmente, perché è mosso da una ventola, tocca, vedete di nuovo, tocca il tavolo, e che cosa vedo attivarsi nel mio cervello? L'area somatosensoriale seconda. Cioè una delle aree che si attiva quando il mio corpo è toccato o quando vedo toccare il corpo di un altro. Quindi questa, diciamo, chiamiamola per comodità, empatia visuo-tattile, io non la vedo solo quando in gioco ci sono altri corpi, ma la utilizzo per riferirmi, rappresentarmi, in qualche modo relazionarmi con un evento del mondo fisico che coinvolge oggetti che, a meno che
che non sia in qualche modo, il mio cervello inizia a funzionare in un modo un po' atipico, che io non carico di sensazioni, questo tavolo non sente nulla, così come questo bicchiere non sente verosimilmente nulla. Ciò non di meno, questo io lo mappo con una delle aree tattili che mi permette di avere delle esperienze tattili. Da qui nasce il sospetto che l'uso astratto di questo vocabolario, che inizialmente verosimilmente nasce per definire in qualche modo qualcosa che attiene alla mia corporeità, viene piegato anche per descrivere una dimensione che apparentemente si allontana sempre di più dalla dimensione della mia corporeità, ma che è sempre riconducibile a questa mia corporeità da un cordone ombelicale che nessuno è mai in grado di scindere, oppure quando questo taglio avviene, a quel punto le cose non tornano più come prima, e quindi la nostra mente si perde in una serie di dettagli che cerca di ricostruire, perché c'è un senso che viene a mancare, c'è un'evidenza naturale del mondo che non è più garantita. Ecco, a proposito di parole chiave, ne hai usata una adesso che ti riguarda personalmente rispetto a una ricerca che hai appena pubblicato, no? Che sta per uscire, sì. Che è la parola taglio. Esatto. Come diceva ieri David, David Friedberg, quando abbiamo pubblicato questo lavoro nel 2007, Motion, Emotion and Empathy in Aesthetic Experience, dove chiaramente ci focalizzavamo non sull'arte, non su il senso estetico, ma in modo molto più prosaico sull'esperienza estetica, cioè l'esperienza di fronte a un'immagine. E con gli esempi che faceva vedere ieri David davanti a un Poussin, il weekend scorso era a Bologna, sono andato a vedermi il compianto di Niccolò Dell'Arca, che è un'immagine di un'emozione sconvolgente. Voi vedete questi volti sfigurati dalle emozioni, dal dolore, queste braccia protese. E quando David mi diceva, vedi Vittorio, qui tutti parlano di concetti, di linguaggio, le emozioni non hanno più spazio. Io dicevo, insomma, mi sembra talmente banale il fatto che quando io vedo un volto contratto dal dolore, non solo contragga in sintonia spesso i miei muscoli, ma tutta una parte del mio cervello in qualche modo simuli quell'emozione. E allora, siccome c'è sempre una componente di ricerca della sfida, mi sembrava molto più interessante affrontare prima, da un punto di vista empirico, se fosse possibile utilizzare questa chiave di lettura empatica, chiamiamola simulazione incarnata. Non sono particolarmente legato, diciamo, alle parole. Mi interessa molto di più il contenuto che queste parole etichettano, cioè il mio modo di rapportarmi con un'immagine in quanto immagine, e in particolare il mio modo di rapportarmi con un'immagine quando questa immagine è artistica, e fortunatamente non tocca a me, neurofisiologo, stabilire quando è artistica e quando non lo è. Questo è una cosa che interessa più o che è più di competenza delle persone che lavorano in posti come questo o che li frequentano da un punto di vista della loro attività. A noi non compete. Ecco, quando non c'è nulla con cui io non posso risuonare, quando non c'è un volto che esprime gioia o dolore o disgusto, quando non c'è un corpo che si inarca o una mano protesa ad afferrare qualcosa, ma quando c'è una linea o quando c'è un taglio, possiamo ancora parlare di esperienza estetica ricorrendo a questa chiave di lettura della simulazione? L'ipotesi era affermativa, ma con cosa risuono? E l'idea è che risuono con il gesto che ha prodotto quel segno. Cioè, quando io guardo il taglio, in qualche modo il taglio mi riconduce al gesto di Lucio Fontana che lo ha prodotto. Attenzione,
non sto dicendo che quello che noi cercavamo ci aspettavamo di vederlo solo ed esclusivamente per un taglio di Lucio Fontana, sarebbe delirante. Io potevo utilizzare dei tagli fatti da me o fatti da Alessandro Metà, da un altro dei colleghi che ha realizzato questo studio. Quindi, da un certo punto di vista, nulla di quello che vi sto dicendo è specifico per il valore artistico intrinseco di questo taglio. Faccio un'affermazione molto più modesta, secondo me, ma ci abbiamo messo 2 anni a pubblicare questo lavoro. Evidentemente, pur tanto modesta, suscita reazioni molto ostili ugualmente. E cioè, quello che ci sembra che questi dati ci consentano di dire, per un attimo vi dico quali sono i dati, sto uscendo un po' dal mio contesto, allora no. Quello che i dati suggeriscono è che nella mia esperienza di fronte a un taglio di Fontana, una componente, che noi pensiamo sia però una componente molto importante, è il fatto che quel taglio mi comunica, tra le tante cose che mi può comunicare. Una volta ho presentato i risultati di questo esperimento davanti a un consesso di psicanalisti e lui mi ha detto: ma lei parla solo di mano, di gesto, ma non ha mai parlato di vagina, mi diceva. Dice: abbiamo un taglio, e quindi dice: cosa c'è? Per dire, no, la polisemicità delle immagini. Ecco, quello che questi dati secondo noi ci consentono di dire è questo, e cioè di fronte a un'immagine come questa, una componente della mia esperienza di fronte a quell'immagine è che il segno, che in questo caso è un segno artistico, è il segno di un artista che ha deciso in qualche modo di esprimersi tagliando questa tela, consiste nel simulare il gesto che l'ha prodotto. In pratica, questa immagine che cosa vi dice? Vi dice che se io registro con un elettroencefalografo ad alta densità l'attività del cervello di chi guarda, i soggetti che guardavano questi tagli erano degli studenti, e alla fine dell'esperimento abbiamo realizzato che metà, quindi durante l'esperimento la parola arte, esperienza estetica, non è mai stata nominata. Loro arrivavano in laboratorio, si sedevano, gli montavamo la cuffia degli elettrodi e le istruzioni erano semplicemente queste: vedrete delle immagini sullo schermo del computer, cercate di guardarle con attenzione e muovetevi il meno possibile, perché anche l'ammiccamento, la chiusura delle palpebre introduce degli artefatti che poi devono essere ripuliti dal segnale EEG, quindi meno ci si muove e meglio è, il segnale più pulito. Alla fine dell'esperimento abbiamo fatto rivedere queste immagini alle persone e questa volta gli abbiamo fatto varie domande. Prima domanda era: conoscevi già questa immagine? L'avevi già vista prima di entrare qui oggi? Quanto ti è piaciuta, se ti è piaciuta questa immagine? Cerca di quantificarlo con una scala arbitraria da 0 a 10. Se e quanto movimento hai percepito in questa immagine e se e quanto ritieni che questa immagine sia un'immagine artistica. E il dato più interessante dell'esperimento è che l'evocazione del gesto che produce il taglio, e cioè il fatto che noi vediamo l'attivazione nel cervello di chi guarda delle aree premotorie che guidano i movimenti della mano, avviene indipendentemente dal fatto che io sappia di guardare un taglio di Lucio Fontana, che io sappia che quella è un'opera d'arte, o semplicemente questi nomi non mi dicono nulla. Metà dei volontari che hanno partecipato all'esperimento non avevano la più pallida idea di chi fosse Lucio Fontana, l'altra metà sì, ma l'intensità dell'attivazione non è significativamente diversa nei due gruppi. Ci sono anche altri risultati potenzialmente interessanti, ma siamo ancora agli inizi di questo cammino, quindi non è che li voglio. Diciamo che ha il giudizio estetico più elevato, cioè quelli che dicevano mi è piaciuto di più
il taglio di Fontana, erano anche quelli che mostravano una maggiore intensità di desincronizzazione dell'alfa, cioè di simulazione motoria. Non voglio dire che possiamo tradurre il giudizio estetico in questo modo, e quindi per vedere se un quadro piace o non piace, all'ingresso del museo gli diamo il caschetto e poi alla fine reggiamo sulla cassetta. Io alle volte lo dico per provocare, siccome ci danno sempre dei riduzionisti, alla volte mi verrebbe la tentazione di dire basta, la critica non serve a niente, basta un elettroencefalogramma. Chiaramente una battuta, non è di questo che si tratta. Però trovo anche interessante come c'è un effetto dell'art infusion, cioè se io so che quel taglio è stato fatto da Lucio Fontana, mediamente do un giudizio di movimento che percepisco in quell'immagine maggiore. Quindi non capisco perché la gente si arrabbi quando diciamo queste cose. Qui nessuno sta dicendo che il giudizio estetico è traducibile nell'attivazione motoria di chi guarda, nessuno sta dicendo che questo è un approccio che mi permette in doppio cieco di stabilire se un'immagine è artistica oppure no. Quello che questi dati sembrano dire, e a me sembra una cosa interessante, è che quando io vedo un taglio, questo evoca nel mio cervello la simulazione del gesto che lo ha prodotto, e questa simulazione verosimilmente è uno degli ingredienti che compongono quella, diciamo, quell'entità multistratificata che io chiamo esperienza estetica di fronte a questa opera d'arte. Quindi non c'è una tensione o un'alternativa tra dire la mia esperienza estetica è esclusivamente frutto di una costruzione sociale, del fatto che io sia stato educato allo studio della storia dell'arte, che sappia che cosa vuol dire questa roba qua, oppure no. Questo gioca indubbiamente, cioè io una cosa che non sapevo, ma il fatto che Leonardo si arrabbi moltissimo, se è vero l'aneddoto, quando scopre che lo hanno pagato meno del corniciaio a cui gli stessi frati avevano commissionato la cornice che doveva incorniciare la sua opera, che adesso è a Londra, la National Gallery, dice come questa presa di coscienza dell'artista, come il sentirsi diverso dall'artigiano, è qualcosa di estremamente recente, cioè avrà almeno 4-5 secoli. Quindi non è sempre stato l'arte come la consideriamo noi, o le belle arti, sono un prodotto storico, il frutto di un'evoluzione culturale. Però i nostri progenitori 40.000 anni fa erano già degli artisti, anche se forse non sapevano di esserlo, o forse lo sapevano, quando imponevano le proprie mani o disegnavano i bisonti nella parete del ventre delle montagne. Ecco, quindi questo è un modo di fare neuroestetica. Non è l'unico, sentiremo poi da scelto dire, una delle persone che ci ha fatto capire meglio e di più come funziona il nostro cervello, cioè Semir Zeki. Gran parte di quello che sappiamo su come funziona il cervello e la visione nell'uomo, nei primati in generale, è frutto del lavoro di quest'uomo. Ecco, Semir cerca qualcosa di diverso, altrettanto forse più interessante di quello di cui ci stiamo occupando noi. Quello che a noi interessa è in qualche modo cercare di attraverso questa relazione con l'arte esplorare fino in fondo quanto anche un'arte che è la meno analogica possibile, se volete la più concettuale possibile, ugualmente sia ancora indissolubilmente legata al gesto espressivo e quindi di nuovo alla corporeità. Ma sì, scusa. A proposito di corporeità, prima siamo partiti utilizzando immagini dove il soggetto era la mano che raccoglie, la mano che si stringe, la mano che tocca, che viene toccata. E adesso vorrei sottoporti invece delle associazioni libere
sono immagini, tutte le immagini che vedete sono liberamente prese sia e attinte sia dal mondo dell'arte che dal contenitore di internet, in modo assolutamente così libero e non cronologico. Allora, parlando di corpo, così, questa associazione, come ce ne potrebbero essere infinite, così volevo. Dunque, perché contatto col corpo, contatto con qualcosa che rappresenta il corpo, ma che è quel materiale che lui, come dicevi prima, non sente di essere toccato. Esatto. Beh, dunque qui la body art è uno dei mille paradossi della nostra epoca, e cioè in un momento di evoluzione storica del mondo dell'arte, in cui il corpo diventa il protagonista assoluto, questo è, diciamo, già dall'origine arte, cioè si dà arte quando il corpo si svincola da quell'uso utilitarista per in qualche modo esprimere semplicemente qualcosa, e quindi il simbolo. Ecco, dicevo, paradossale che cos'è? È paradossale che in un'epoca in cui l'arte è non solo, ma in maniera molto importante, un'arte corporea, una body art, questa body art in qualche modo è seguita, descritta in parallelo da una concettualizzazione che vede nel corpo, anche nel corpo, un testo da decifrare, che è sicuramente un modo di guardare alla corporeità, quello della semiotica, molto interessante, ma che sicuramente come minimo non esaurisce la polisemicità del corpo, quando non addirittura la, in qualche modo, gli fa violenza, perché cerca di ingabbiarlo in uno schematismo che chiaramente il corpo è molto più, c'è un eccesso dell'espressività corporea rispetto a un linguaggio che cerca in qualche modo. E da questo punto di vista io non sono uno psicologo, ma si potrebbe discutere a lungo sul perché in qualche modo abbiamo bisogno, come un meccanismo di difesa, di sterilizzare queste emozioni profonde che ci suscita un corpo utilizzato come strumento di espressione artistica, lo sterilizziamo ingabbiandolo in una descrizione linguistica che lo studia come un testo. È curiosa questa cosa. Quindi oggi si torna, perché poi non c'è niente di originale. Ieri sera parlavamo a tavola col maestro Pistoletto, e una definizione poetica di quello che per me è, significa simulazione incarnata, lo dà Dante nell'ottavo canto del Paradiso, quando rivolgendosi all'anima di un beato, mi pare Folco da Marsiglia, gli dice: più non attenderei io tua dimanda, se io mi intuassi come tu ti immini. In questo intuarsi e immiarsi, la creatività linguistica di Dante è sempre sorprendente, e troviamo la radice di una dimensione essenziale della socialità, che non è sempre data, che non è data in egual misura, ma anzi, più mettiamo a fattore l'individualità dei soggetti, più scopriamo che ci sono modi diversissimi di emozionarsi o non di emozionarsi, anche rimanendo nella gaussiana della cosiddetta sanità mentale. Ecco, questi corpi li possiamo guardare e analizzare in quanto espressione artistica anche in un modo diverso, che è nuovo per le neuroscienze, ma che non lo è affatto per il pensiero dell'uomo. Ricordavo prima la fenomenologia Merleau-Ponty, ma possiamo andare anche molto più indietro, possiamo arrivare fino ad Aristotele, dove se lo si va a cercare questa dimensione corporea è incredibilmente viva. Quindi ecco, quella immagine dell'acrobata, quella dell'acrobata sul filo,
questa è un po' una metafora di quello che stiamo cercando di fare tu e io qua, un esercizio di equilibrismo. E beh, questa poi è un'immagine che per me significa empatia, ovviamente, perché la metafora dell'acrobata la troviamo sia in Adam Smith, lui parla di sympathy come i suoi colleghi illuministi scozzesi, ma poi soprattutto la troviamo in Theodore Lipps. Theodore Lipps usa l'esempio dell'acrobata sul filo, lui dice: quando io contemplo l'acrobata che cammina sul filo sospeso nell'aria, è come se io mi trovassi lì con lui. Tra l'altro Lipps viene letto da Freud, che lo cita, e quindi esercita un'influenza molto forte in quegli anni, in vari ambiti. E il mistero dell'empatia è che noi siamo lì e non ci siamo. Cioè, siamo lì, ma contemporaneamente siamo contenti di tenere i piedi per terra. Così come quando guardiamo un volto che esprime un'emozione negativa o positiva, i nostri muscoli possono essere addirittura contagiati da quell'emozione. Io guardavo i volti delle persone che guardavano il compianto del Cristo morto di Niccolò Dell'Arca, cioè più che guardare, a un certo momento più che guardare l'opera d'arte, guardavo la reazione che suscitava nelle persone. Ed era semplicissimo, bastava aspettare un po' e vedevi qualcuno che proprio vedevi plasmarsi il volto in sintonia. Ecco, però non provi vero dolore. Noi abbiamo la tendenza a mutare anche, cioè, in qualche modo abbiamo, quando siamo da una scena di un film o siamo di fronte a qualcuno che parla e ci sta raccontando qualcosa che ci sta coinvolgendo particolarmente, tendiamo col corpo a rifare, a reinterpretare su noi stessi la stessa immagine o azione che vediamo. Quindi, per arrivare alla conclusione, così poi magari lasciamo un po' di tempo se si può discutere brevemente. Quello che a me interessa sempre di più, confrontandosi appunto con la dimensione artistica della condizione umana, è la possibilità di avvicinarsi a quello che secondo me è uno dei nodi ineludibili per le neuroscienze cognitive, e cioè appunto il tema da cui mi sembra di essere partito questa mattina, e cioè i mondi possibili, la varietà di mondi possibili che noi costantemente possiamo abitare. Tant'è vero che uno degli esperimenti che ora stiamo per intraprendere, sempre parlando di corpo e di contatto, è mostrare lo stesso tipo di immagini molto forti, molto attivanti da un punto di vista emotivo, e utilizzando una modulazione top down, perché io sono un bottom up guy, ma riconosco in pieno il determinante ruolo dei meccanismi cognitivi che modulano dall'alto. E vedete, continuiamo a usare delle metafore spaziali, queste cose Berkeley le diceva alla fine dell'Ottocento: perché mi emoziona un tempio greco? Se io fossi una creatura puro visibilista, se non avessi un corpo che sperimenta la forza di gravità, questo tempio dorico non mi emozionerebbe nella misura in cui lo fa proprio per il mio essere un corpo situato, sottoposto all'effetto della forza di gravità. La storia dell'arte sarebbe diversissima se noi vivessimo in un mondo che non conosce la forza di gravità. Adesso mi sono perso. Top down, ecco, il top down è il bottom up, ero partito da lì. Fare vedere lo stesso tipo di immagine e in un caso dire è un'immagine reale, un'immagine giornalistica, e nell'altro questo è il risultato di un make-up hollywoodiano. Quindi la stessa immagine identica vista con, diciamo, te la vendo come un'immagine della realtà, e in un secondo caso te la vendo come una finzione, è possibile pesare
misurare, diciamo così, trovare un meccanismo neurofisiologico che sottende questa sottile ma cruciale modulazione, e cioè questo non è una pipa. Cioè, che cosa scatta quando io leggo questa non è una pipa? E che cosa scatta di diverso quando leggo questo non è una pipa rispetto a quando vedo la pubblicità di una pipa Savinelli esposta nella vetrina di una tabaccheria, rispetto a quando vedo sul tavolo la pipa di un mio collega? Ecco, questi sono alcuni degli interrogativi semplici ma fondamentali che io credo le neuroscienze cognitive nei prossimi anni dovranno affrontare, stanno già iniziando ad affrontare, e per affrontare questi interrogativi secondo me è fondamentale, essenziale, è impossibile non confrontarsi con chi queste domande verosimilmente le vive nella propria quotidianità espressiva, cioè col mondo dell'arte. Io avrei finito. Voi... Sì, no, chiudevamo appunto con, anche rispetto al discorso che stavi facendo, con questo video che è un po' una scena, una breve scena omaggio alla una visione surrealistica. C'era un altro video con cui non riesco, purtroppo, scusatemi, sono poi impacciata, se non riesce a partire, con cui volevo così chiudere un po' questo. Aspetta, no, non puoi rovinare. Un po' a proposito anche rispetto all'ultimo, sì. Anche rispetto alle immagini, che dicevi appunto, immagini che sottoponevate in modo, immagini particolarmente forti, esplicite dal tuo punto di vista, e così volevo chiudere con questo, un breve spezzone di un video che va in loop, adesso dovrebbe partire, vado. E questo è un chiaro esempio, la prima volta che l'ho visto, di come ogni lettura delle immagini sia sempre plurivoca, e come il contesto di lettura dell'immagine la possa anche completamente stravolgere nella sua lettura e nella sua interpretazione, soprattutto se, come in questo caso, diciamo così, l'immagine è ritagliata in un certo modo e presentata nel modo che state vedendo. Se voi vedeste il piano americano o la figura dell'atleta tutto corpo, la lettura dell'immagine potrebbe essere molto diversa da quella che abbiamo appena visto. Ok, grazie. Grazie. Io ringrazio molto il dottor Gallese per la semplicità con cui ci ha posto un argomento che perlomeno per me è tanto semplice. Come mi ero presentato ieri mattina, sono Gambetta da Livorno, mi occupo dell'aspetto emotivo del colore, dell'aspetto sinestetico del colore. E mi piaceva dire che mentre noi diciamo, perlomeno europei, distinguiamo i colori collegati alla temperatura delle acque e della luce in colori caldi e freddi come distinzione di massima. Alcune tribù dell'Africa nera, dell'Africa più interna, collegano la divisione dei colori al tatto.
colori lisci, colori rugosi, colori ruvidi, addirittura anche a gusto, colori freschi. L'estinese ha 12 nomi per la neve, l'aborigino per il rosso ne ha 6. Io volevo portare a conoscenza, e per sentire poi anche un suo commento, un'esperienza. Mi ero fissato nella mente, e ancora ce l'ho fissata, che si possono fare vedere, virgolettando molto, i colori ai non vedenti, per sinestesia. E allora ero venuto a conoscenza che a Chioggia Marina, vicino a Venezia, c'era un non vedente dalla nascita che componeva musica. Per internet loro leggono in ebraico o sentono anche vocalmente le parole tradotte. Gli avevo domandato se poteva compormi la musica del rosso, del blu, del giallo. Lui da non vedente disse come. Io mi descrissi con gli altri sensi che i non vedenti hanno molto più acuiti, ma soprattutto con il tatto, questi tre colori. Lui mi mandò il disco, mi si accappona la pelle raccontandolo. Io ai miei studenti feci sentire il disco, loro riconobbero il rosso, il giallo, il blu. Grazie. Sì, è molto suggestivo quello che lei ci ha raccontato, e devo dire che non mi sorprende affatto. Ossia, noi abbiamo più o meno consapevolmente, comunque tutti più o meno in testa lo schematismo kantiano, e quindi assumiamo che la nostra intelligenza sia guidata da categorie, da a priori, che precedono, condizionano, causano e costituiscono il modo con cui noi ci rappresentiamo la realtà. E due delle più importanti categorie di cui parla Kant, ovviamente non solo, sono il tempo e lo spazio. E ha ragione. Il problema è capire se queste categorie sono effettivamente a priori da un punto di vista concettuale, o piuttosto, come io credo, ribaltando la prospettiva, il vero a priori è la corporeità che poi traduce in concetti questi schematismi. Il neonato bendato, a cui viene fatto esplorare in bocca un ciucciotto che ha una sua particolare rugosità, se lo ciuccia, se lo gusta, dopodiché gli viene tolto il ciuccio, questo viene posto di fianco a altri ciucci che hanno una rugosità diversa, per dire, lui si è ciucciato quella pallini e di fianco viene messo a un ciuccio che invece ha una rugosità spiraliforme. Si toglie la venda al neonato e il neonato, guarda caso, si orienta, guarda più a lungo e più spesso il ciucciotto che ha esplorato con la bocca. Quindi ritrova pari pari nella dimensione visiva uno schema che io non riesco a non connettere allo schema motorio, aptico, con cui l'ho attivamente esplorato nella lingua, che parla la stessa lingua sia per il senso del tatto o sensorimotorio che nella dimensione visiva. Quale sia questa lingua comune noi non lo sappiamo, a me verrebbe da dire è probabilmente una configurazione spazio-temporale di attivazione dinamica in alcuni circuiti che hanno comunque una forte correlazione con la parte del cervello che guida attivamente l'esplorazione del movimento. Oppure un non vedente in cui una telecamera traduce un'immagine in una serie, in una matrice di punti, no? Che stimolano una carta tattile o oggi usano anche gli ultrasuoni. E questi con gli ultrasuoni riescono a riempire un bicchiere fino all'orlo senza fare tracimare nemmeno una goccia. Quindi questo vuol dire che la tecnologia interviene utilizzando una dotazione naturale del nostro corpo, che è appunto questa della polimodalità e della potenziale sinestesia. Quindi mi ritrovo pienamente in quello che lei ha appena detto. Se posso, sono qui, Vittorio. Trovo ovviamente affascinante tutta questa ricerca,
mi piacciono molto le cose che studiate, che dite. Però ho un'impressione di una leggera punta polemica nei confronti del cosiddetto linguistic turn, cioè del fatto che tutto il XX secolo in fondo lavora, l'intellettualità del XX secolo si orienta intorno alla linguistica. Ho l'impressione che ci sia il rischio in questo senso di compiere un'operazione riduzionista, non del bottom up, del vedere la causa materiale di ogni fenomeno, quanto nel ridurre il linguaggio, la parola, alla sua semplice funzione, diciamo, semiotica. E provo a fare un piccolo esperimento, no? Per dimostrare che le parole sono corpi. E certo, se io dico cacca, no? Qui tutti quanti, immediatamente abbiamo un'esperienza sensoriale. Una delle parole che ho pronunciato di più negli ultimi 6-7 anni. Forse sono a caso. Ma non è solo un fatto di onomatopea, è anche un fatto culturale. Il linguaggio è legato a fatti culturali, quindi è esso stesso polisemico, polivoco, no? Per esempio, io penso a una cultura che dice shit, per dire la cosa che io chiamo cacca, ha in mente, cioè nel corpo, nella mente e nel corpo, un'esperienza sensoriale, tattile, diversa di quella cosa lì. Sì. No? Veramente cacca è una cosa, shit è un'altra. Beh, c'è addirittura chi sostiene, ma sono considerati un po' dei lunatics dai linguisti cognitivi mainstream, ci sono linguisti che sostengono, è una teoria praticamente impossibile da provare perché basta un'eccezione che ti fa crollare tutto, sostengono che diciamo l'impostazione del tratto fono-articolatorio condiziona il tipo di suono che accompagna parole dotate di un certo significato. Quindi non è casuale che per dire stop, io tenga il tratto fono-articolatorio in un... Quindi in qualche modo la posizione degli articolatori che mi permettono di pronunciare quella parola produce parole che sono in qualche modo il frutto di quelle posizioni, e quindi il significato che quelle parole assumono è di nuovo guidato dal modo con cui queste parole vengono attivamente prodotte dal mio tratto fonologico. In questo senso, taglio, per esempio, mi pare di aver capito che è un tuo studio recente, sì. Non è solo un fatto visivo, taglio è un fatto fonetico, semiotico, associativo, perché taglio, per esempio, in lingua italiana diciamo dare un taglio a una cosa per dire terminare, associamo taglia con Gucci, perché dalla sartoria alla software, a Word, no? Utilizziamo questi termini insieme. E poi un'ultima piccola, quindi si potrebbe fare un esperimento, non solo magari mostrando un'immagine come i tagli di Fontana, ma utilizzando il suono, sì, collegato a quella parola. Insomma. Comunque, una piccolissima notazione sul termine forma. Ciò che mi sembra voi ricerchiate sia come l'immagine, l'esperienza sensoriale informa, non nel termine informazione come diciamo usualmente, ma informa nel senso che dà forma alla nostra, no, esperienza mentale, interpretativa, sensoriale, eccetera. E mi viene in mente quanto la parola forma, che noi siamo abituati anche per nella nostra storia dell'arte, no? I formalisti erano gli astrattisti, quanto la parola forma sia invece legata a dei fatti concreti, sensoriali, materiali, e guarda caso quella cosa che mangiamo e che è gialla e un po' lattiginosa si chiama formaggio, forse per dire che c'è un'esperienza originaria della pastorizia, no? E della produzione di prodotti solidi o semisolidi a partire dall'arte nella nostra cultura. E quanto quindi, quando noi diciamo forma, esistono sicuramente dei neuroni che stanno lì sotto, che senza manco ci accorgiamo in molti casi, però ci richiamano anche, no? La parola formaggio, e quindi il giallo, e quindi la viscosità, la salinità, eccetera, eccetera, di quella cosa lì. Sì. Lo trovo del tutto plausibile. Salve, io sono una studente di neurobiologia.
Avrei una domanda, in realtà ho due collegate. Quando si attivano gli ormoni specchio, si genera una forma di empatia nel soggetto che ha attivato i neuroni. Guardando l'immagine, io in qualche modo attivo dei meccanismi che mi predispongono a fare la stessa cosa, giusto? In qualche modo. Però c'è un limite, esatto, cioè non sempre io poi la faccio, tanto meno io percepisco consciamente questa attivazione. Mi chiedevo se c'è, se esiste, si conosce, qual è il limite tra immagini, cioè, qual è il tipo di stimolo che poi scaturisce in un gesto effettivo nella persona che guarda, se è un problema di efficacia o di forza degli stimoli. Beh, sicuramente credo che ci sia un problema di forza delle immagini, ma poi c'è anche un problema legato alla situazione contestuale. Quindi se io la invito a partecipare all'esperimento e le dico cerchi di muoversi il meno possibile, già lì io riduco fortemente questa potenzialità che trasforma una simulazione in una vera imitazione. Quello che si vede ad esempio nello sviluppo del bambino è che c'è questa imitazione neonatale che dispiace molto agli psicologi di scuola piagetiana, perché di nuovo lì quando la scienza diventa un'ideologia non si va molto avanti, e quindi hanno cercato di dimostrare che questa imitazione neonatale non esiste, che è una serie di collezioni di artefatti, che poi, poi l'hanno dimostrato anche nelle scimmie, però dura solo 3 giorni, quindi che cosa volete che sia? Quindi sono, io detto così sembrano banalità, ma sono argomenti utilizzati in articoli scientifici scritti da colleghi che provengono da università da nome altisonante. Ecco, questo per dire che non bisognerebbe farsi condizionare da uno schema interpretativo che io do già a priori come quello giusto, se no spreco denaro pubblico a fare delle ricerche che poi nella migliore delle ipotesi mi riportano al punto di partenza, cioè io per capire cosa fa lei, cosa faccio? Applico la teoria della mente, io le chiedo di attribuirmi delle false credenze, mi si attiva l'area X, ho trovato il modulo della teoria della mente, non ho dimostrato nulla, ho fatto un bel girotondo ritornando al punto da cui ero partito. Per tornare alla sua domanda, dicevo, il bambino spontaneamente imita quando nasce. Questa imitazione neonatale dura all'incirca 3 mesi, nel primate non umano tutto è accelerato e quindi dura molto meno, dura circa 3 giorni. Poi, per il macaco da quel punto in poi l'imitazione diventa una cosa difficilissima, in cui quasi mai si produce. Per noi il mimetismo diventa invece uno strumento fondamentale di crescita, di apprendimento, di trasmissione, di gestualità, modalità, fino ad arrivare al mimetismo culturale. C'è chi parla addirittura di memetica, Dawkins, no? I meni, cioè questo sistema di infezione, di replicazione, che si sostituisce al meccanismo di replicazione biologico. Quello che noi vediamo quindi è il prevalere di meccanismi inibitori che dobbiamo studiare a fondo, di cui sappiamo ancora poco, che in qualche modo trasformano una tendenza naturale, innata, a fare quello che ti vedo fare in una simulazione, in cui cioè il mio corpo apparentemente di fatto è fermo, ma è come se, cioè quindi il fare quello che fai tu diventa un come se, diventa una simulazione, diventa un'attività dove non ho nemmeno bisogno di dire adesso mi voglio mettere nei suoi panni e capire che cosa significa fare quel tipo di domanda tenendo il microfono in un certo modo. Lo fa il mio corpo, il mio sistema cervello-corpo per me. E questa modalità, secondo noi, secondo me, è un ingrediente fondamentale di quello che possiamo definire empatia. Empatia è una parola che andrebbe eliminata, secondo me. Cioè buttata nel cestino della carta straccia, perché per me significa tutto e il contrario di tutto, e quindi è di fatto inutilizzabile. Io dico empatia pensando una cosa, lei dice empatia, ne penso un'altra. Michelangelo Pistoletto, quando parla di empatia, probabilmente ha in mente una cosa ancora terza, o forse no, non lo so. Comunque insomma, ecco, però è un po' così, cioè
ci sono vari modi di conoscere le cose, gli oggetti e gli esseri viventi. Uno è questo, incarnato, e quindi io credo assicura in misura maggiore o minore, con un'enorme variabilità individuale e tenendo traccia della mia storia individuale, quindi c'è anche questa dimensione storica, esistenziale, che plasma il modo con cui questi meccanismi si attivano più o meno in persone diverse che hanno storie di vita diverse, è il metodo principale che mi permette di capire quello che vedo dall'interno, e quindi capisco tanto meglio quello che vedo quanto più lo condivido, tanto più non mi ritrovo in quello che vedo, tanto più questo può evocare delle reazioni emozionali di distacco, di difesa, o mi conduce ad applicare un tentativo di comprendere ex post, che non è più una comprensione, ma è una spiegazione, qualcosa di completamente diverso, che usa degli strumenti cognitivi diversi. Quindi, che cosa trasforma l'imitazione in simulazione? E quindi che cosa fa sì che, anche se una parte del mio sistema motorio è attivo, i miei muscoli tacciono e quindi io non ripeto quello che vedo ma semplicemente lo simulo, è qualcosa ancora da studiare a fondo. Ma credo si possa ipotizzare che anche la rilevanza dello stimolo che stiamo... E certo, sono degli stimoli che sono più efficaci, in cui è più difficile inibire la risposta. A questo proposito, poi lascio la parola ad altri, volevo sapere se crede che sia possibile usare dei... formalizzare i dati raccolti in altri ambienti dal contesto di laboratorio, come diceva, lei ha dato degli input, anche dei comandi locali alle persone che osservava. Osservarli per esempio in un contesto museale di fronte a uno stimolo. È stato fatto un tentativo, quest'estate ero a Long Island, Bob Wilson ha questo centro che si chiama The Watermill, dove ha giovani artisti in residenza, e ultimamente anche lui ha scoperto che è interessante ogni tanto mescolarsi con la gente che studia il cervello. L'anno scorso c'era Marina Abramovic, c'erano dei miei colleghi, e lì a Long Island hanno messo a punto questo esperimento in cui in pratica Marina Abramovic ha rifatto a Mosca quello che aveva fatto al MoMA, cioè stare seduta per ore a guardare negli occhi chi si sedeva di fronte a lei, e in questo caso però hanno registrato l'attività cerebrale di Marina Abramovic e di quelli che si sedevano di fronte a lei con un elettroencefalografo. E quest'estate abbiamo visto i primi risultati dell'analisi di questo esperimento. Non funziona, cioè è più una performance che un vero esperimento, perché devi controllare tutta una serie di variabili. La prima volta David Friedberg, che è un entusiasta, diceva: ah, possiamo utilizzare i veri fontanelli, posso chiedere un permesso, non possiamo correre davanti al soggetto con un quadro, c'è bisogno di tempi, la raccolta del segnale deve essere time locked, devo farglielo vedere per quel tempo e deve essere uguale per tutti, cioè quindi ci sono, o perlomeno diciamo così, mai dire mai, allo stato attuale dello sviluppo tecnologico è maledettamente difficile fare esperimenti in un museo, non dico che è impossibile, però è molto difficile. Ma anche senza registrazione elettrografica si può ricavare dei dati, credo, oppure... Beh, dipende, può misurare le altre variabili. Beh, oggi già è possibile, ad esempio, misurare l'attivazione autonomica, quindi diciamo i correlati dell'emotività. Ci sono delle magliette che sono state messe a punto per studiare i bambini affetti da sindrome dello spettro autistico. Tu indossi questa maglietta, quindi non hai cavi, fili, elettrodi, è tutto wireless, e ti misura la frequenza cardiaca, la frequenza del respiro. Ecco, lì non vediamo il cervello, però il corpo lo possiamo pesare e misurare. Questo è già possibile.
Sì, Vittorio, grazie per la magnifica mattinata. Allora, volendo fare una breve sintesi di questi due giorni, possiamo dire che abbiamo imparato che il cervello funziona tutto insieme, che non possiamo dividere le singole funzioni. Io penso che questo sia il messaggio da portare a casa, come si dice in gergo. Il cervello funziona tutto insieme in maniera sinfonica e la teoria del neurone a specchio è una splendida opportunità per comprendere questo concetto fondamentale delle neuroscienze moderne. E soprattutto? È solo uno degli aspetti. Ovviamente, io ritengo la teoria del neurone a specchio una delle scoperte più importanti del secolo, ma chiamarla per spiegare anche come viene la schiuma e il cappuccino non gli facciamo una buona operazione. Detto questo, un'ultima sollecitazione. Qui ci sono artisti visivi, è giusto ricordare che la visione non è tutta cosciente, è un argomento di cui non abbiamo parlato. Ieri abbiamo visto un esempio di cecità attenzionale con lo scimmione che passava nella partita di basket. Se voi invece di contare i passaggi della squadra o le maglie bianche aveste contato il passaggio eventuale della maglia a squadre nere, avreste visto lo scimmione, perché era dello stesso colore. Però ora ci sono casi ancora più eclatanti, di, ad esempio, di cecità corticale, con ciechi che vedono senza sapere di vedere, con un contenuto emotivo inalterato, anzi, forse arriva molto prima del messaggio visivo cortico, ci arriva a livello sotto corticale, amigdala, pulvinar, collicoli. E questo è un concetto per far capire di nuovo quanto il nostro cervello è complesso. Se poi occuparsi di 100 miliardi di neuroni e essere riduzionisti, devo dire. Posso dire una cosa anch'io? Cioè, fa il comitato neuro, ci divertiamo anche noi. No, a proposito di quello che diceva Cesare Pietro Iusti prima, la forma e il formaggio. Cioè, c'è un altro aspetto, sempre per rincarare un po' la cosa su questa storia della complessità folle di cui siamo fatti. Sicuramente c'è la forma che dal fuori viene al dentro, ma siamo fisiologicamente predisposti a estrarre forme dall'ambiente che ci circonda, perché tutti i momenti dobbiamo ricostruire le immagini del mondo esterno, dobbiamo ricostruirle anche con una coerenza durante il cambiamento. Lo dicevo ieri ai bambini, guardate solo come microfono mentre gira, e siamo talmente ossessionati, ma perché fisiologicamente predisposti a fare questo compito, a svolgere questo compito di ricostruzione dell'immagine, di ricerca di determinate forme, perché la nostra attenzione che modula alla fine quello che arriva, no, mi serve qualche cosa, anche quando leggo un libro mi serve estrarre una certa informazione, vado a cercare in un qualunque libro qualche cosa che mi parli della roba che sto cercando. Che addirittura vediamo le forme nelle nuvole, vediamo questa nuvola mi sembra un fiore, un albero, questo rumore, sento il rumore delle foglie, sembra una parola. E quindi non c'è soltanto, adesso non so se chiamarli top down, bottom up è come parlare ancora di politica con la destra e la sinistra, cioè non ha neanche più senso top down e bottom up, alla fine è tutto. È tutto, come non ha senso parlare di cervello e corpo, ma di sistema nervoso, volendo, centrale, periferico. E quindi c'è... Basta, sono disarmato, non so più cosa dire, siamo complessi. No, ecco, grazie per questi due commenti. Ecco, lasciatemi dire quello che tu dicevi è verissimo. Se con i neuroni specchio vogliamo spiegare anche come si fa il cappuccino, poi la risposta successiva è spiegano tutto, quindi non spiegano nulla. Io cerco di parlare sempre meno di neuroni specchio, ma cerco di parlare sempre più di meccanismo specchio, perché è curioso, siamo veramente delle creature strane noi umani. Più parlo di neuroni specchio, più questi neuroni acquisiscono una fisionomia, una vita propria, vengono antropomorfizzati. A me mi chiedono, ma se lei mette un vetrino, taglia una fetta di corteccia premotoria, va nell'area F5 dove avete trovato sti cavoli di neuroni, ma che faccia hanno?
sono più grossi, sono più piccoli, che neurotrasmettitore utilizza? Io dico, ah, non lo so, non ho idea, sono dei neuroni piramidali, sono dei neuroni in una parte del nostro cervello dove ci sono solo cellule piramidali, è una corteccia agranulare dove un'altra tipologia diffusissima di neuroni che hanno un soma più circolare, il neurone piramidale fatto triangolare, questo bellissimo, delle opere d'arte, Golgi ci ha permesso di guardare con l'impregnazione argentica, quei neuroni del cervelletto, se vi capita, trovate un atlante di neuroanatomia, guardatevi le cellule del Purkinje con l'arborizzazione dendritica che sono meravigliose, proprio come oggetto di contemplazione estetica, fregatevi di quello che fanno, cioè guardatevi proprio per quello che, per la forma che hanno, bellissima. Ecco, c'è questa tendenza insopprimibile a in qualche modo investire questi neuroni per il fatto che li colleghiamo a delle dimensioni che da un lato ci sembrano molto distinte, ma come? Prima impari l'empatia, adesso tiri fuori l'estetica, poi addirittura pure il linguaggio, la schizofrenia, l'autismo, no, ma non è possibile. E c'è chi si diverte, soprattutto i britannici che nel teasing sono imbattibili, e non so, c'è una diapositiva in cui c'è una lista di tutte le cose che sono state attribuite e più si va avanti, e per, come un mio amico, un filosofo che presenta Umberto Eco a Parma, in Aula Magna, tutto pieno, e il titolo della relazione era Perché Cappuccetto Rosso, era sulla finzione narrativa, e lui ha iniziato a leggere tutte le università che hanno attribuito una laurea honoris causa a Umberto Eco, che più l'elenco si allungava più lo vedeva stizzitissimo, e ne è uscito da maestro dicendo contano di più quelle che si sono rifiutate di quelle che sono state accettate, e ha chiuso. Ecco, quindi questi sistematicamente quindi spiegano tutto, lo spiegano nulla. I neuroni specchio sono un ingrediente, ma poi ce ne sono tanti altri di cui oggi non abbiamo parlato, i neuroni ad esempio canonici che trasformano questa bottiglia non solo in una forma tridimensionale ma nell'obiettivo potenziale di una mia azione, per cui quando io guardo quella bottiglia lì, anche se è vuota e quindi so che non posso più bere acqua, perché l'acqua è finita, me la sono bevuta tutta, quando la guardo, la parte del mio cervello che guida questo movimento è attiva. Quindi la mia relazione pragmatica col mondo degli oggetti non è mai completamente fuori gioco, cioè è sempre presente anche solo semplicemente come potenzialità. E questa potenzialità, Merleau-Ponty infatti parla di practognosia nella fenomenologia della percezione, è un ingrediente sostanziale nel dare un significato. Cioè questo oggetto è una bottiglia non solo perché ho le celluline visive che mi analizzano la forma, l'orientamento, il colore, la texture, ma anche perché quello che fa di questo oggetto tridimensionale una bottiglia è la scarica che evoca nei neuroni che me la fanno afferrare, che scarico anche quando mi limito ad osservarlo. E poi si potrebbe continuare. Quindi, ecco, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Questi neuroni non hanno nulla di eccezionale, esprimono una proprietà neurofisiologica perché sono collegati con altri neuroni che gli danno certi input e non altri. Grazie. Io devo ringraziare tantissimo di essere stata questa colazione.